La prima cosa da dire su The Nightmare Before Christmas è... La prima cosa da dire su The Nightmare Before Christmas è... Non è di Tim Burton! Ok? No, no, no! Non è di Tim Burton, non ha collaborato Tim Burton, non è di Tim... No, no, non è il regista, non è un cazzo! È per questo che il film è bello. A quanto pare Tim Burton ha il merito di aver scritto la poesia da cui è tratto il film The Nightmare Before Non Christmas. il film è suo, la La poesia. poesia che ha Diglielo ispirato il che è la film. poesia sua. Po la poesia che ha ispirato Che il l'ha film. scritta. È la poesia! L'ha scritta lui, diglielo. E se non lo Non dici. volete Che stare vicini. palle! La poesia che ha scritto Tim Burton ha ispirato il film di. Com'è che si chiama il The regista? Il Nightmare Before Christmas. regista di The Nightmare Harry Before Selick! Harry Selick, l'ho già sentito. Sì, è il regista di Coraline, E di per Tim esempio. Burton. State zitto! Io non li faccio più i video con te. Tim Burton lavorava alla Disney come animatore, aveva fatto tante belle cose per Re de Toby, per Taro nella pentola magica, e la Disney aveva dato il permesso di fare qualcosina per conto suo, come Vincent o come Frankenweenie, poi l'aveva licenziato. Però per tutto questo Perché? tempo, perché aveva fatto Frankenweenie e la Disney pensava che fosse uno spreco di soldi perché non gli piaceva come era uscito il film. Ovviamente quello vecchio, non il Ah, cartone ok. animato. Perché quello nuovo è bellissimo. Si è sentito un tono di ironia. Adesso ogni volta che esprimo un giudizio devi darmi uno schiaffo così la mia mente si Va educa a bene. non esprimere un giudizio sui film. Va bene. Tim Burton voleva fare un film chiamato The Nightmare Before Christmas, ma la Disney non gli diede mai neanche un centesimo, finché a un certo punto non disse: Oh, ora che abbiamo licenziato Tim Burton e che ormai abbiamo i diritti, perché non diamo il permesso per fare questo film a un altro regista molto importante, Harry Selick? Hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Tim Sono Burton stati nel frattempo bastardi. stava lavorando ad altri film come Ed Wood, come Batman, N non ha lavorato per nulla a The Nightmare Before Che Christmas. sono dei filmoni coi controcoglioni. Gli unici tre personaggi disegnati da Tim Burton sono Jack, Zero e Babbo Natale. Tutti quanti gli altri sono fatti da altre persone, imitando lo stile di Tim Burton o sotto i suggerimenti di Tim Burton, che comunque ha passato pochissimo tempo sul set, davvero pochissimo. Quindi ha collaborato nel reale. Ha dato la stessa collaborazione che ha dato Carlo Collodi nel Pinocchio di Disney. Ah, Carlo Collodi. Era schiattato. E basta. Qualche anno dopo, Tim Burton propose un sequel di The Nightmare Before Christmas che si sarebbe intitolato Il quadrifoglio sfortunato. È un ossimoro. Ed era sulla festa di San Patrizio. E alla fine non è stato fatto perché Tim Burton aveva paura che un sequel potesse far schifo e quindi si è preoccupato del fatto che, ok, farò un sequel quando avremo un'idea geniale. Inizialmente il Bau Bau, il Boogie Woogie Man, doveva essere un travestimento del dottor... come si chiama? Frankenstein? Il dottore malvagio, quello cattivo, quello che ha creato Quello... Selby. Quello che ha la voce così. Quello doppiato da Francesco Vairano che si smescola il cervello quando pensa. E Tim Burton si era incazzato per questa cosa, però non aveva potere per cambiarla. Non ho finito la Infatti frase. non ti ho Non ho schiaffeggiato. finito la frase. No, Tim Burton si è incazzato perché voleva che ci fosse questa cosa nel film, ma poi loro hanno deciso di renderli due personaggi completamente separati. Quindi immagino che nella scena in cui Bau Bau si sfila doveva uscire fuori Frankenstein. E vai con la scena eliminata. Salon, Jack! How dare you treat my friend so shamefully? What? Now you've done it, Jack! You meddling stick figure! You've crossed the line this time, Jack! Hi, Mookie Pookie! You haven't beaten me yet! There's no monster scarier, meaner, hungrier! Dr. Finkelstein! What are you doing? Yes, Jack Skellington, it's me! La scena finale del film in cui i vampiri giocano ad hockey con una zucca è una censura, perché nella scena originale dovevano giocare con la testa di Tim Burton. Lo stile di The Nightmare Before Christmas è ispirato all'espressionismo tedesco. La Brücke. La Brücke del nero. Kirchner.
Aspetta. Quel figlio di puttana, com'è che si chiama? Emil Nold. Nold! Ah. Nella versione giapponese, il doppiatore di Jack Skeletron è lo stesso che fa Mewtwo. E il doppiatore in Italia, eh? Chi è il doppiatore italiano di Jack Skeletron? Mi vendo! Per chi non lo sapesse. Renato. Zero. Renato. Zero. Sono fiero di loro. All'inizio Sally doveva essere molto, molto zoppa. Ma non piaceva l'idea che camminasse un po' come se fosse ubriaca. A Tim Burton l'idea per la poesia arrivò quando vide in un negozio che stavano togliendo tutte quante le decorazioni di Halloween e mettendo quelle di Natale. E vedere i fantasmi e le zucche insieme alle renne e Babbo Natale ha fatto scattare qualcosa. Ma per quale motivo è in stop motion? Io lo so perché è in stop motion. Perché? Perché costava un sacco farlo animazione, probabilmente. No, costa di più. Costa di più la stop motion. Lo so io perché. La stop motion per un film che non è un classico Disney. Perché la stop motion è il giusto tramite tra la realtà e il sogno che può essere il cartone animato. No. Più reale. C'è un certo Rankin Bass, una casa di produzione, che ha fatto cartoni animati di Natale come Rudolph dal naso rosso. E le faceva in stop motion. E per fare quello che doveva essere un classico di Natale, beh, Henry Selick che preferiva la stop motion. Sai qual è stata la scena più difficile da fare in assoluto? Presumo quella in cui va a fuoco e balla. No. Sul campo. Il pomello della porta della città del Natale. Quella in cui fa così. Esatto. È... Prova tu a fare quella scena senza che si veda la cinepresa. Al contrario di quello che dicono tante persone che mi verrebbe voglia di prendere a schiaffi, non sono 24 fotogrammi al secondo, non sono 24 fotografie al secondo. 12. Esatto. Si vede perché fanno... Tranne quando ci sono gli insetti che escono dal Bao Bao, dove le hanno aumentate a 24 per rendere più fluido tutto. La Disney continuava a insistere perché non gli piaceva il personaggio di Jack Skeletron, perché secondo la Disney doveva avere gli occhi. No! No, che incubo! Sì. Ci hanno lavorato solo 13 animatori. Per cosa? Tutto il film? Per tutto il, per film. Tutto il film. 13 animatori, basta. Gli stessi animatori che servono per animare Silver. Sì. Solo nel 2006 la Disney ha deciso di ammettere che quello era un film della Disney, perché prima si era preso tutti i diritti la Touchstone, ovvero sempre la Disney che faceva finta di non essere la Disney per pubblicare film un po' più non disneyani. Come quelle ragazze che fanno il profilo segreto per scrivere, esatto, i ragazzi. Il profilo segreto della Disney si chiama Touchstone e ha fatto Chi ha incastrato Roger Rabbit, ha fatto un sacco di cose con Steven Spielberg. Steven Spielberg è bravo. Medieval, quel videogioco famoso chiamato Medieval, prende il suo stile da The Nightmare Before Christmas. Sta zitto. Ed è uscito un manga di The Nightmare Before Christmas che racconta la storia dal punto di vista di Sally. Ma parliamo un po' del dottor Frankenstein. Anche se non tutti ci sono arrivati, all'interno della sceneggiatura è più che evidente che il signor Frankenstein ha creato Sally perché voleva essere amato. Sì, perché mi piace la vagina fatta di pezza, ripiena di foglie. Il dottor Frankenstein all'interno del videogioco che fa da sequel a The Nightmare Before Christmas e il ritorno del Bao Bao cammina, canta. C'è una canzone tutta sua, tutta nuova. Il dottore canto con questa voce qua. Per intenderci, Vairano è il doppiatore di Piton. O del padre di Pippo. O di Sméagol, il più conosciuto. This town has changed, my boy, since you've been away. Without a pumpkin king, it's Boogie Boogie's way. All'interno dei titoli di coda non viene scritto il nome del signor Frankenstein. No. Viene scritto semplicemente lo scienziato cattivo. Sono cattivo, ma dato dal cattivo. Beh, se vuoi essere consolato, il dottor Frankenstein né il Bao Bao sono all'interno dei cattivi Disney. Nel gruppo dei cattivi. Tecnicamente anche Jack è cattivo. Ma infatti Jack è nell'elenco dei cattivi Disney. Davvero? Nel Disney Villain c'è Jack e non gli altri. Soffro come una bestia proprio.
Questo per richiesta di Tim Burton, che aveva inteso il suo racconto originale Te zoccola come se non ci fosse un cattivo e non come se Bao Bao fosse il cattivo. Il sindaco aveva detto che Jack è la causa della morte prematura di milioni di persone, o migliaia, boh, un sacco di persone. Però è un peccato pensare che Jack sia un villain. È un villano. Ma bellissimo. Vabbè, è un villain, però... È un villain. Pensate. 102 curiosità su... Hanno iniziato a girare le scene, il film, prima di scrivere la storia, tutta la storia. Prima di finire di scrivere tutta la storia. Così come le canzoni, che sono state scritte e cantate prima di aver pronta la storia. Così come Transformers. Davvero? No, è logico che non ci sia una trama. Sul canale di Joe Pizzi potete trovare un bellissimo video in cui qualcuno ha ragionato su una bambina che è stata spaventata da Jack Skeletron quando era piccola e che è cresciuta nel terrore di questo terribile mostro di Halloween. Terrificante. Se ci pensi può fare anche paura come personaggio. Cioè... Ma è fatto per i bambini. Io l'ho visto quando avevo 5 anni, tutti quanti sì, l'hanno visto quando mentali. Ma tutti quanti l'hanno visto quando erano bambini. Noi no. Lui aveva paura del Cerbero di Harry Potter, non farci caso. Io avevo paura. Che cazzo non ha paura del Cerbero di Harry Potter? Io... Un cagnolino così bello! Io avevo paura della strega di Biancaneve. Davvero? Sì, ma quello tutto. Ma quando diventava una vecchietta? Sì. No, faceva ridere lì. Okay. Ma mi faceva paura, quel tavolo lì mi ha custodito molte volte, mi ha protetto dalle streghe. Quel tavolo lì. Mi andavo sotto così. Strega? Con tre dita. Tavolo. Ma lo sapete perché Jack Skeletron ha le strisce verticali bianche? È un carcerato. No, è un americano. Prima di... No. Perché nella maggior parte delle scene siamo al buio. Lui doveva essere vestito di nero, non potevamo vestirlo di bianco. Ma se siamo al buio non si vede il corpo. E quindi le strisce permettevano di vederlo anche al buio. Cangiante. Nel film ci sono 109.440 frame. Molti meno di un film che ha il doppio dei frame. Vincent Price. Sai chi è Vincent Price? Certo. Chi non lo sa? Una passeggiata. Io non devo conoscere Vincent Price, è Vincent Price che deve conoscere me. Giusto un idolo di film horror, nessuno di importante. Ha fatto lo scienziato in Edward Mani di Forbice. Oh, doveva fare lui l'introduzione e il narratore all'interno di The Nightmare Before Christmas. E ovviamente deve. Gli hanno tagliato la parte, tutta quanta. Perché è un personaggio vecchio che deve incutere. Ma non doveva essere profonda. Ma era un narratore, serviva un narratore come nel Grinch che parla tutto quanto in rima. Sì. Anche in The Nightmare Before Christmas parlano in rima all'inizio del film. Poi per tutte le canzoni parlano in rima. Vi sarete chiesti forse da dove nascono le feste? Se così non è, forse cominciare dovreste. Pam, 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 pam. Mi stavo dicendo, il tizio con l'ascia in testa, chi è? Ah, il tizio con l'ascia in testa. Michael Myers. Thor Johnson. Thor Johnson. Quello. E più o meno. Lui. Michael Myers. Perché Thor Shrek. Thor Johnson. Mike Myers, quello scemo. Certo, Shrek. Mike per cosa credi Michael che stia? Michael Myers è quello di Halloween. Mike per cosa credi che stia? Sì, Mike. Per Michelangelo. Oppure semplicemente Mike. Io mi chiamo Edoardo, non è che mi chiamo Edoardo Dorno. Ma non ti chiami Edoardo. È il nome completo di Edoardo. Chiara? In The Nightmare Before Christmas, com'è la luna? Rossa. Una zucca. In The Nightmare Before Christmas, com'è la luna? Blu! Bianca! Bella! Piena! 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 Luna è piena! Piena! La luna è piena! Dobbiamo fare Francesco Merlino! È piena! No, no, non ho detto piena! È piena! È piena! Piena! No, con la CH, è piena! C'è la luna, mezzo mare, mamma mia! Piena, piena! Piena in chiara! Puttana magliana! Piena, spero che questo video ti fa zero. Spero ci veda questo video, così dopo ci esatto, serve. Perché sennò come fa ad esserci il lupo mannaro che c'è nel film? Piena. È logico. Non mi spoileri le curiosità, però ok. Questo è il video più bello di sempre. Oh,
In ogni caso, la luna piena è stata a Natale nel 1950, nel 58, nel 69, nel 77. Ripeti. Allora, io ho subito questa da lei. Ripeti le date. 77. Erano 4. 69. Il 69 tu ti ricordi. 54 mi sembra. Non c'era 70. Il 54. Sul 50 c'era. Sul 50 52. C'era. 50, non era il 50, non era il 3. 56. Non era il 6. 8. 58. Poi ne ancora una. 42. Ma no, non 90, era 42, non era 40. In alto. 30, non era 30, 36. Non era 36. 20. Non era più dopo, non era più 50. Prima, perché più dopo e più prima non si dice. 50. 62. Non era 62, era 50. Guarda, te lo dico, c'era io. Quasi. Del 1950, del 58, del 69 e del 77. È a casa! Io l'ho zeccato. Dicci anche la prossima di curiosità. E con sta scrittura posso alla leggere la tua scrittura. Ci sono 237 sì. nel film. Ma 237 cosa? 7. 237 cosa? Ah! Ah, 237 che non significa 237 ma tolgo la E. E no, no, non dir niente, Chiara. Ma sai, tu parli con Pienda, 237, magari c'è anche qualcos'altro poi. Ma no? C'è un telefono. È il mio. Hai l'antepasto. Il dittongo IE si pronuncia I. Tie. Tu hai mai visto? Tie, per esempio. Tu ti sei mai nutrito di un dittongo? Ecco, fatti i cazzi tuoi, va bene? Comunque sembrava 237, davvero. 237. 237! Devi parlare così. Allora, ci sono 230 scenografie. 7. Perché Lughi Bughi è un sacco di vermi? Vediamo se lo sapete. Perché la leggenda dell'uomo nero prevede, racconta che l'uomo nero quando mangi va vermi. No, quando va a rapire i bambini li debba rinchiudere dentro un sacco di iuta e se li debba portare via. E allora diventa. Sì, quello è perché è un sacco di iuta, ma perché dentro ci sono i vermi? Perché è un riferimento, lo so, a Mondria. Nel Oogie Boogie ci sono tante linee. Victory Oogie Boogie, sì, non è Boogie Oogie, è Oogie Boogie. Oogie Boogie. Boogie Boogie. Quest'opera qua. Non lo sa fare. Si capirà un cazzo. Io sono confuso che non avete idea. E il video l'ha scritto lui. Ai Dante, pazzo, tu hai tanta vita. Aia. Perché, perché ci sono dentro il cazzo di vecchio? Parla! Perché? Perché qual è la cosa che un bambino da Halloween teme di più di ritrovare al posto delle caramelle? Lo scherzetto! Le caramelle, quelle caramelle... Le castagne, le caldarroste. Le lattose, quelle là che si impastano e rimangono sempre sul fondo. Le liquirizie, quelle stramare. Le caldarroste che c'è dentro i vermi. Ma mi piace le liquirizie a me. E infatti... E si vedono i risultati. Vedo quello pure, amore, via, via. Le caldarroste. Ma che amore... I barele. Quanta gente chiede per le caramelle scadute? Le caldarroste. Madonna. O quelle strappiccicate alla carta, quando strappavi la caramella ti veniva via anche la carta, non dovevi star via troppo. Io non l'ho mai fatto, dove c'è lo scherzetto. Che noi si... sì, lui si era messo da donna. Cosa? Che non si sa esattamente se le caramelle siano caramella o plastica. Ma neanche a me lasciavano all'inizio, però poi non facevano niente di niente. Ma succede quando io lavavo la rosa, quando non ci rispondevano al citofono, non ci davano i dolci, mettevamo la cartichina in questi cancelli attaccato con la cicca. Bene. No, non sapevo sta cosa. Una cosa che io facevo era prendere un sasso. Sta zitto! Sta zitto! Stai zitto! Stai zitto! Sasso! Scotch, campanello. Orge. Figlio. E continua. A me me alle 11, cazzo. Con lo stuzzicadenti infilato nel è vero, nel ma c'era una quantità di cose bellissime da fare ad Halloween. Prossima era curiosità. Quando ti lanciavano i dolci dal terrazzo. Era bello, ti lanciava i dolci. Mia mamma. Allora, io ho un bloopers. Sì, si può dire un blooper, no. Una curiosità. Ecco, io ho una curiosità. Una zia. Sì. Halloween, come tutte le feste, mio papà le odiava. Cioè, proprio via via, si ripartiva. C'erano 3 giorni di vacanza. E allora mio papà prenotava il pulmino, io e dei amici. Partivamo la notte di Halloween, la mattina dopo, diciamo, per andare in giro.
E però arrivavano i bambini a chiedere le caramelle. Sua mamma gli buttava giù i mandarini marci. Siamo andati, il giorno dopo ci siamo fermati in autogrill, abbiamo visto un mandarino marcio cadere dal tettuccio del nostro furgoncino. C'era proprio la distesa, neanche la precisione a beccarono quei bambini mongoli con il mandarino, no. Mi è rimasta qui quella scena. Mia mamma era una persona orribile, perché una delle tante cose che ha fatto ad Halloween è stata quella lanciare i calzini. Peggio, l'acqua. Lanciare l'acqua. L'acqua, è vero. Le bottiglie o l'acqua? L'aveva lanciata anche noi, ma c'era anche... Secchiate. C'era anche tu, no? Non lo so. Io mi ricordo che una volta aveva lanciato l'acqua, però noi non ci aveva beccato, ma anni fa. E poi forse aveva dato anche le caramelle. Sì, sì, lanciava l'acqua e poi le caramelle. Eh sì, faceva la roba del genere. Era generosa, tu c'è tu scherzetto, tutti e due. Ma non vedi quanto sono interessati? No, no, guardali, stanno piangendo perché è il giorno di Halloween, l'uscita di questo video. E loro, anziché essere in giro a fare dolcetto scherzetto, sono qui a guardare questo video. Parli bella vita! Non ti vuoi travestire, brutto Ah sì? Io ho mai detto che non mi voglio travestire. Ah sì? Perché sei già un travestito. Ah sì? Dobbiamo parlare di quanto sono felice di vedere attraverso lo schermo. Bene, Samara Style. Mio papà, se l'avevo svegliato mio papà per farmi fare la camomilla, perché io svegliavo sempre mio papà, avevo avuto tipo... Interessante la camomilla! 7-8 anni, e niente, sono scesa, mio papà accese la TV e c'era sta cretina che usciva da... Sì, devo dire la tirata mezzo fuori di capelluto. Ho picchiato la testa contro lo stomaco. Ne hai un'altra, non rompere. Mi sa che era il mio ginocchio, mi ha fatto. Nella famiglia di Tim Burton non hanno tutti la stessa faccia, cioè non si parlava mai di morte. Per questo motivo lui è così fissato con questo tema. Cos'è? È la prima scena mai stata girata di The Nightmare Before Christmas. Cos'è? Ma che colore è? Tim Burton disegnò Jack Skeletron mentre stava al telefono e cazzeggiava con la penna. Il mondo del Natale è ispirato allo stile del Dottor Seuss. Oh, Seuss. Mentre il mondo di Halloween è ispirato al gabinetto del dottor Caligari. Dai, ridi perché ho detto gabinetto. Perché faceva cagare. Gabinetto. Ah, il gabinetto. Aspetta, è un rebus? Che vedete? I tuoi giri mentali sono un'atrocità. Tu sei un'atrocità quando ridi di me. Il clown senza faccia all'inizio doveva avere dell'interiore. Hanno messo il nero perché era un tantino. Scusatemi, non hai detto perché si chiama gabinetto. Cioè, perché è il gabinetto del dottor Seuss. Infatti, non è il dottor Seuss, il gabinetto del dottor Seuss. E chi è il gabinetto? Chi è? Quando proposero a Tim Burton e ad Harry Selick nel 2003 di rifare The Nightmare Before Christmas in 3D, cioè proprio al cinema con gli occhialini, pensavano fosse una cagata. Infatti. E alla fine se ne sono innamorati, tant'è vero che ora odiano quelli che preferiscono la versione 2D. Io odio. Esiste la versione 3D? Sì, adorano la versione 3D perché anche se non era prevista funziona dannatamente bene. Ah, non mi prendi per il culo perché ho detto bene, vero? Beh. C'è un errore durante una scena. Avete presente la scena in cui tutti i personaggi di Halloween stanno aspettando un lavoro da Jack per poter ricostruire il Natale? Yes. Ecco, la mattonella, una mattonella che c'è praticamente sulla fontana nel background, è sollevata e dopo si vede che si abbassa. Durante l'animazione di Sally che si nasconde dietro quel coglione con l'ascia in testa per nascondersi da... Ma tu ti dovevi spostare nel momento in cui mi stavo guardando l'ascella, mi stavi coprendo... Jack Skeletron appare in tanti altri film di Tim Burton, come in Beetlejuice, dove appare nel cimitero, oppure sul Papillon. Del cappellaio matto. Ricordatevi in ogni caso che lo stile di questo film è quello di Tim Burton, ma il modo di gestire un film non è assolutamente il suo, ma è quello di Harry Selick. Un po' si vede, un po' si vede. Du Lock, quando c'è la musichetta della... È una musichetta di entrata, come un centralino musicale. Il testo è quello.